Allora vediamo se questo primo time out di Ettore Messina avrà sortito i propri effetti. Panther vuole giocare subito l'azione offensiva con lo step back. Fin qui della stagione europea di Milano in Eurolega con quasi 15 di media. Ora arriva il furto proprio di Panther, che corre in contropiede, alza per Zach Lidey. 7 secondi e ancora una volta il rimbalzo lungo viene premiato, premia la squadra di Reggio Emilia. E dopo il rimbalzo offensivo di Koponen arriva anche il primo rimbalzo offensivo della partita dagli avversari. Sono oltre 14 di media partita. Ora Lidey prende anche il tiro da tre punti, a mano anche da quella distanza. Abbondanti di partita. Panther prova a prendere il tiro con un metro abbondante di spazio per attaccare contro Koponen. Spara la tripla il Canario, sbaglia, ma c'è il rimbalzo offensivo di Cinciarini che restituisce a Rodriguez dietro la testa per il taglio di Kai Lines. Più di tanto per cercare di tenere uno contro uno, qui lo splendido passaggio dietro la testa del Ciaccio. Poi Heinz è sempre col solito mestiere, palleggio, recupero tanto e poi appoggia tranquillamente al canestro. E adesso arriva la stoppata di Datome che nega il tentativo di schiacciata di Uff. E qui la stoppatissima di Datome. 4 secondi nell'azione, ancora il playmaker pesarese che si butta indietro, sbaglia ancora Kai Lines a rimbalzo offensivo, poi vede anche Lidey, gli serve l'assist, fallo subito da Lidey. Rimbalzo di Lidey che come in precedenza Kai Lines spinge direttamente la transizione, poi si posiziona a spalla canestro contro Baldirossi, si butta indietro, allora eccola la doppia cifra. Altro tiro da tre punti è andato corto, 0 su 14, 0 su 15 con questo. Dovrebbe. Bravo Moro. Ancora una volta Rodriguez lascia scorrere dei secondi prima di attaccare. Ciaccio che vede sotto voi Cekoski, trovato bene, quinto assist della partita di Rodriguez. E anche quel gesto di carica, magari buon augurante per lui. Panther eccezionale come sempre di corpo, con fantastica perché con un mestiere riesce a rallentare e poi andare a stoppare. Interno contro Cantù, quindi possiamo dire che questo è il suo massimo in carriera eguagliato per quel che riguarda a livello senior. Candy, c'è biliga su di lui, passaggio troppo leggibile da parte di Candy, poi da Tome, palla schiacciata a terra per lanciare Rodriguez che fa schiacciare in 1 contro 0 Shevon Shields, più 24 Armani Exchange, massimo vantaggio Milano. Folletto, nativo della California, poi Shields sulla linea di fondo. Altra palla persa della Reggiana e qua rivediamo la schiacciata di Shevon Shields, visto nell'angolo da Rodriguez, e interpreta la riga di fondo a modo suo. All'intervallo lungo, ora Panther contro Baldirossi, ultimi 2 secondi, Panther riesce ad arrivare fino in fondo. Texas Tech aspetta Wojciechowski che poi si prende anche il jumper dalla distanza. Poi Moretti guadagna il centro dell'area, vede il taglio di Cinciarini, adesso fa girare bene il pallone Milano, il jumper di Wojciechowski. Io premierei, vabbè, a parte quelli, i soliti noti, Lidey e Panther per il punteggio, ma anche Lidey per la sostanza che ha dato, io premierei assolutamente l'esordio di Wojciechowski. Per come Iana quest'anno mira a fare il bis, sarebbe la 10ª volta nella storia. Finisce qui 80-52, Milano avanza alle semifinali di questa Freccia Rossa Final 8.